di capire molto rapidamente come stimolare la parte emotiva di un uomo. È fondamentale imparare a stimolare la parte emotiva di un uomo, perché intanto una volta che tu hai capito come stimolare la sfera logica, quindi presentandoti come la donna che presenterebbe a sua madre, tu cerca di capire che tipo è sua madre, perché questo è un punto fondamentale. Se tu riesci a capire che tipo è la madre, riuscirai a capire cosa fare, perché il rapporto con i genitori da parte di un maschio è fondamentale. Una cosa che non devi fare è metterti contro la madre, ad esempio. Se tu antagonizzi con la madre, hai già perso. Quindi devi imparare a fare, per dare degli stimoli emotivi, la figura della co-regista, cioè diventare, diciamo, diventare una, come dire, emulare il ruolo di mamma, senza ovviamente essere la madre, ma a livello comportamentale. Questo andrà a stimolare moltissimo un uomo. Molte donne sbagliano pensando di stimolarlo attraverso la sessualità. Infatti sono le povere sfigate che non riescono mai a conquistare nessuno, perché una donna che punta sulla sessualità non si rende conto che sbaglia tutto completamente, perché un uomo si innamora desiderando di fare l'amore, non facendolo. Se le donne pensano di sedurre un uomo attraverso la sessualità, resteranno fregate da un certo punto di vista, cioè è come andare a pescare senza mettere l'amo, pescare soltanto con l'esca. Se tu vai a pescare soltanto con l'esca, che succede? Che il pesce arriva, mangia, si ingrassa e se ne va. E così sono le donne che pensano di stimolare con la sessualità. Lui arriva, ti tromba e se ne va. E va a cercarsene un'altra, va a cercarsene un'altra che lo farà desiderare, che amplificherà il desiderio, perché gli uomini si innamorano con la fantasia, desiderando di fare l'amore. Nel momento in cui tu gliela dai, questi si sganciano, se non hanno prima investito, perché se prima hanno fatto degli investimenti su di te, allora rappresenti un investimento tu. Quindi è molto importante mettere dei vincoli, delle condizioni per farlo investire. Farlo investire cosa significa? Significa che deve fare delle cose per te, deve prendersi degli impegni. E purtroppo oggi le donne sbagliano. Infatti, perché le vostre nonne, le vostre mamme si sposavano e oggi le malgascione sono tutte lì, come dire, sfigate che non riescono a conquistare nessuno, cioè passano da un letto all'altro, ma di fatto nessuno le vuole, nessuno si ferma, proprio perché loro la danno, come dire, come se non ci fosse un domani, no? Allora devi darla soltanto a quelli che intanto non ti interessano, e allora va bene, soltanto fatto per edonismo va bene. Ma la cosa fondamentale è tenere presente che devi stimolare il desiderio. Come fai a stimolare il desiderio? Devi renderti conto che ci sono sette canali di emozioni, quindi attraverso il linguaggio non verbale, poi magari lo spiegherò in qualche video. Comunque, se andate a vedervi tutti i miei video sui canali YouTube, trovate anche le spiegazioni. Intanto non devi farti vedere ignorante, questo l'ho già detto prima, per farti vedere ignorante. Quindi anche quando scrivi messaggi non bisogna mai farsi vedere ignoranti, perché sennò scadi agli uomini, cioè ti resta solo il catramista. Ad esempio, chi scrive single, no? Io vedo ogni tanto gente che scrive single, scritto SNI gol, anziché scrivere single. Quindi se uno appare ignorante, è ovvio che mette in fuga gli uomini. Bisogna, come dire, cercare di rimanere, di avere un minimo di cultura, di avere un minimo di possibilità di coinvolgimento. Quindi la cosa importante che devi fare è quella di capire che esistono sette serbatoi di emozioni, che sono delle paure fondamentalmente, che se opportunamente amplificate possono conquistare. Sono la paura dell'abbandono, di essere abbandonato, la paura della disistima, di essere disistimato, i sensi di colpa, la paura di essere giudicato negativamente, è un'altra paura, il timore di essere rifiutato,
il timore di essere svergognato, cioè di essere comparati in modo fallimentare a qualcun altro, e anche la paura di essere condizionata. È ovvio che questo è un punto molto importante. Questo per coinvolgere la parte emotiva, ma ripeto, prima di coinvolgere la parte emotiva è fondamentale coinvolgere la parte logica, perché se ti dimostri ignorante più che catramisti, no? Perché poi ovviamente il mondo è pieno di catramisti, se ti vanno bene i catramisti va bene, ma se vuoi un uomo di qualità, un uomo di cultura, un uomo socialmente, raffinato, un uomo socialmente in vista, allora devi sviluppare anche tu un'intelligenza sociale che non può prescindere dalla cultura, dalla capacità di coniugare i verbi, insomma. Questo è importante. E poi andare a stimolare questi serbatoi. Per stimolare questi serbatoi, per capire qual è, il serbatoio emotivo che deve andare a stuzzicare, devi utilizzare il linguaggio non verbale, cioè la comunicazione di Milton Erickson, che era una forma di comunicazione ipnotica. Ad esempio, potresti dire utilizzare una similitudine, potresti dire una frase del tipo: ah, sai che il marito di una mia amica è stato abbandonato. E se noti che lui sulla parola abbandonato si tocca le labbra, viene in avanti, si mordicchia le labbra, cioè ti dà un segnale di gradimento emotivo, significa che emotivamente si può coinvolgere proprio sull'abbandono. Quindi, se si coinvolge sull'abbandono, non devi farti vedere sempre disponibile, non devi neanche farti vedere sempre fedele, perché se tu ti presenti sempre disponibile e sempre fedele, nei secoli fedele, come l'arma dei carabinieri, di fatto non riuscirai a sedurre una persona che invece ha bisogno, per vivere delle emozioni, essere un po' abbandonata, essere un po', come possiamo dire, stimolata, lasciata. Ecco, quindi che per fare questo, devi avere il distacco dal risultato, cioè non devi essere dipendente tu, perché se tu sei dipendente, ovviamente, se sei dipendente da una persona, ovviamente non riuscirai a conquistare assolutamente nessuno, no? Quindi impara a stimolare l'abbandono, impara a stimolare il rifiuto, quindi impara a dire di no. La parola no è una delle parole più seduttive, però non deve essere un no di chiusura classica. Devi dire, ad esempio: no, guarda, stasera non riesco, ma se vediamo cosa proponi per un'altra sera. Ti suggerisco sempre questa frase: vedrai cosa proponi qui, vedrai cosa proponi qui per un'altra sera. Perché se tu proponi qualcosa di interessante, ci sono, deve essere il messaggio che passa. Se tu non proponi niente di interessante, non ci sono. Questo è un altro punto fondamentale. Analogicamente, devi subito mettere dei vincoli, devi subito mettere delle condizioni. Ecco, in questo modo riesci a stimolare anche da un punto di vista emotivo. E quindi, quando conquisti la parte logica, ti fai vedere come una donna, che presenterebbe la madre, quando stimoli la parte istintiva, facendoti vedere come una donna femminile, e poi stimoli anche la parte emotiva, cioè li eroghi con le tensioni emozionali, facendo un po' di push-pull, avvicinandoti, allontanandoti, essendo presente, non essendo presente, e tu stimoli anche la parte emotiva, quindi ti sei conquistata in modo completo questa persona. Ovviamente l'innamoramento avviene poi emotivamente, l'emozione che genera l'innamoramento, però la parte logica può mettere dei meccanismi di difesa, e la parte istintiva potrebbe non gradire, quindi è fondamentale questo. Ecco, direi che se tu agisci in questo modo, riuscirai a conquistarlo, riuscirai a sedurlo, riuscirai a farli innamorare senza grossi problemi. Quindi ti consiglio di utilizzare queste strategie, ovviamente mantenendo la giusta autostima, mantenendo la giusta capacità di distacco dal risultato, perché è importante avere dei sogni,
ma non bisogna mai essere bisognosi, perché nel momento in cui sei bisognosa, sei automaticamente diventi perdente, insomma. Donna bisognosa, donna lagnosa, che non conquista nessuno. E purtroppo ci sono tante donne che avrebbero le possibilità, avrebbero le capacità, ma di fatto poi si innamorano delle persone sbagliate, si innamorano del catramista, si innamorano del libertino, si innamorano dell'uomo sposato. E questo è il grave problema delle relazioni sentimentali-affettive. Imparare a mantenere il distacco del risultato, imparare a mantenere una propria, diciamo, capacità di attrazione senza essere dipendente da nessuno è la cosa fondamentale. Bene, detto questo, iscrivetevi a tutti i miei canali, seguitemi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, ovviamente su TikTok, ma su tutti i canali YouTube potete iscrivervi.